che presso il rinnovo prevedeva una serie di prescrizioni che l'ABI doveva rispettare, come la necessità di manutenzioni, l'autorità indipendente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è il Ministero dell'Ambiente. L'autorità di controllo è l'Agenzia di protezione dell'ambiente, servizi tecnici, ISPRA. Non a caso il Comune ha già scritto all'ISPRA per avere informazioni inerenti appunto il rispetto di tutte le prescrizioni inerenti alla manutenzione e la gestione dell'impianto durante l'ultima settimana, che è l'unico ente deputato a gestire, a verificare, a controllare l'attività all'interno dell'impianto dello stabilimento, mentre le altre agenzie hanno tutte altre tipologie di incarico e competenza. Quindi l'attività di verifica e controllo della gestione impiantistica è in capo a ISPRA. Poi c'è la domanda di verifica della sicurezza, è in capo ai vigili del fuoco. Non a caso c'è una cosa da chiarire anche rispetto alle accuse del consigliere del cittadino comune Federici. Federici. Rispetto a questo c'è da specificare una cosa, e cioè PEI o PERE, cioè piano di emergenza esterno o piano di emergenza interno. Allora, non voglio essere sommario, ma e leggo bene che secondo il piano di emergenza esterno, e vi ricordo che la gestione delle emergenze, quindi i protocolli di gestione dell'emergenza da parte di Protezione Civile e del Sindaco, devono essere pedissequamente seguiti da questi soggetti, i piani. Il PEE, secondo il PEE, è il coordinatore per la gestione delle emergenze, chiamato in acronimo CGE, della raffineria API, che comunica l'avvenimento di un incidente. Attenzione, il PE non l'ha elaborato il comune di Falconara, il PE l'ha elaborato la prefettura in accordo con tutti gli altri organi di gestione della sicurezza, Vigili del Fuoco, CTR, che è il Comitato Tecnico Regionale, ci sono tutti i comandanti dei Vigili del Fuoco provinciali. Quindi il PE dice che chi va dall'allarme è il coordinatore della gestione dell'emergenza. Poi dice qual è la categoria, poi i Vigili del Fuoco intervengono sul posto valutando direttamente se la classificazione e anche l'allarme dato sono effettivamente riscontrati. Invece per il PEI, cioè il piano di emergenza interno, è sempre il gestore API che fa partire le comunicazioni, ma eventualmente potrebbe non esserci l'intervento della squadra di vigili del fuoco esterna del comando provinciale. In realtà in questo caso la squadra di vigili del fuoco del comando provinciale è comunque intervenuta e ha riscontrato la non necessità di attivare il piano di emergenza esterno. Quindi ci sono i verbali, signori, cioè non c'è la telefonata, ci sono i verbali di sopralluoghi del vigile del fuoco, cioè soggetti che tutti i giorni
riscontriamo, diciamo, che sono i nostri angeli, sono i nostri salvatori, e anche questa volta non possiamo dire altrimenti. Diamo la parola al signor Cenci. Sapendo che il regolamento non è, diciamo, obbligatorio a questa concessione, quindi ringrazio tutti, compresi i consiglieri a cui abbiamo scoordinato un po' l'ordine degli interventi. Io in premessa terrei tantissimo che non ci siano clac durante l'intervento o cose del genere, qualora ne ravvisiate insomma la volontà, vorrei poter fare un discorso e avere il massimo dell'attenzione non solo del Consiglio Comunale ma anche degli organi tecnici che ho quindi qui di fronte a me e che ringrazio per la presenza. La mia premessa è questa: io voglio intervenire sul procedimento del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, perché sul resto è stato detto tutto e di più e non ha senso continuare, insomma le cose sono chiare, ognuno poi matura la propria convinzione in merito. Invece, per quanto riguarda il decreto di autorizzazione ambientale e il rinnovo, io ho molte cose da dire. Perché dico questo? Perché anche in questo frangente qui, ma in generale, noi con voi, noi intendo davvero dei comitati di Falconara, Comitato Malaria, con il dottor Marchegiani e tanti altri, avete molta occasione voi di sapere da noi qual è la situazione su Falconara. Perché noi sono anni che da bravi cittadini aspettiamo il nostro turno, cioè quando le istituzioni ce lo concedono, e abbiamo chiesto degli incontri istituzionali ufficiali, che ci sono costati anche tanto impegno e tanto tempo. E con voi, anche con lei, il dottor Piccinini, abbiamo parlato nella commissione congiunta Ambiente, Sanità e Regione Marche nel 2016, e dopo un anno l'abbiamo dovuta ristrappare con i denti per tornarci a maggio dell'anno scorso. Vi avevamo presentato 10 richieste nel 2016, dopo un anno ci avete nuovamente incontrato e avete risposto a 4,5, alcune delle quali ancora non riscontrabili. Una di queste è la partenza del registro tumori, che effettivamente ancora non produce un dato. Perché faccio questa premessa? Perché a me, signor Sindaco, preoccupa molto la sua considerazione quando e glielo dico non per alimentare un contraddittorio, ma per cercare di farle capire la bontà del ragionamento che le voglio presentare. A me preoccupa molto quando lei dice: esprimeremo un parere negativo, non favorevole all'AIA, perché siamo in attesa di chiarimenti dall'ASU. Bravo. Non solo. Non mi scusi, io ho ascoltato veramente, ho avuto pazienza per 3 ore, credo, poi lei potrà dire quello che ritiene. Io dico questo perché in prefettura noi ci siamo voluti andare come comitati, e lei sicuramente venerdì lo possiamo dire, no? Non è che era molto contento che fossimo lì, ma noi ci siamo voluti andare perché riteniamo, e in qualche modo stasera lo avete dimostrato tutti, chi più chi meno, che qua c'è uno stallo istituzionale dove ognuno si trincia da dietro o aspetti normativi o di procedura o di piano. Allora, una considerazione, evitate per cortesia applausi o rumore di questo tipo, mi raccomando. Una considerazione, assessore Ascolti ha appena detto: il piano di emergenza esterno non lo facciamo noi. Allora, ma siccome le criticità di tanto in tanto purtroppo si ripetono, cioè io faccio un esempio, le esalazioni, noi avevamo avuto un altro episodio, per me, per loro no, ma per me acuto, a gennaio. Noi il 7 dicembre siamo stati ricevuti in prefettura per rappresentare una situazione epidemiologica e sanitaria, e poche settimane dopo abbiamo riscritto una nota ufficiale con Onda Verde al prefetto per informarlo di pesanti esalazioni che c'erano state ugualmente di benzene, di idrocarburi non metanici. Allora voglio dire,
non è che bisogna aspettare lo scoppio, il morto dell'operaio o chi che sia, cioè il quadro necessita già interventi per andare a modificare i piani, gli atteggiamenti di prevenzione sulla salute. Una delle nostre domande, lo dico in questo caso per la sala, per chi non lo sa, in prefettura ci siamo andati perché noi riteniamo che voi tutti, e non è vero che il problema è solo 10 anni del comune di Falconara, perché qualcuno ce l'ha comprato io, l'amministrazione del centrodestra, perché il problema dura da 25 anni. Ho chiesto proprio così, non applaudire, vi ringrazio molto. Il problema nasce alla testa di tutta la piramide istituzionale nostra, che è la Regione Marche. E noi, benché a qualcuno ha fatto comodo e piacere di dire in questi anni che abbiamo agito per una contrapposizione politica con chi governa Falconara, questa è un'affermazione menzognera, perché noi abbiamo elargito iniziative in loco con chi c'è, ovviamente, ma anche in Regione siamo andati tante volte, e non mi risulta che governa Brandoni in Regione. Anche i contenuti esposti nelle commissioni consigliari in Regione sono stati ascoltati da tutti i gruppi consigliari, sia di maggioranza in Regione che di opposizione, e non ce n'è stato uno che ci ha chiesto dopo di quelle commissioni di voler lavorare insieme per sviluppare delle proposte. E questo, scusatemi, ma lasciatemelo dire, nel momento in cui venerdì la prefettura invece ci ha riconosciuto il ruolo di comitato di partecipazione attiva per ulteriori approfondimenti sulla questione sanitaria in un'ottica di prevenzione primaria, perché noi riteniamo che non ci sia più niente da indagare. Allora lei, sindaco, in conferenza di servizi, dal nostro punto di vista, e queste richieste noi chiederemo a consigliere comunale, no? di presentarlo all'attenzione di tutti, e ci auguriamo che siano avallati da tutto il consiglio comunale, che le dia un mandato non di limitarsi solo a dire no alla revisione, perché in realtà la revisione dell'AIA diventa anche un'opportunità per una città come la nostra. Cioè noi abbiamo una situazione fotografata e rappresentata chiaramente da una serie di studi che purtroppo non tutti gli amministratori di Falconara hanno voluto tenere in considerazione, benché fossero stati fatti da enti di ricerca pubblici, quali l'Istituto Superiore di Sanità con lo studio Sentieri, quali l'indagine analitica sul possibile causa-effetto in relazione alla presenza di un petrolchimico, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, presieduta con nomina del direttore da parte del Ministero della Salute. E questa io sarà almeno la sesta volta che da cittadino, sia nelle commissioni a Falconara, alla quale altre volte mi avete dato la possibilità di intervenire, vi ringrazio ancora, sia in altre sedi, abbiamo rappresentato da tutte le parti, e venerdì all'incontro in prefettura ancora qualcuno dei presenti, su questo punto non c'è verso che sia disposto ad accettare che la situazione sia questa. Quindi quando mi si viene a dire, da cittadino lo dico, noi adesso aspettiamo i chiarimenti dall'ASL, io vi dico che l'ASL sulla questione epidemiologica e sanitaria ha già firmato e redatto gli studi. Se uno cerca una continua altro documento sperando che arriva la carta regolatoria che dice adesso stiamo meglio, quindi basta, sto problema qui è durato 20 anni ma ora me la cavo così, non ci siamo, perché se l'atteggiamento dell'amministrazione è questo, noi non andremo mai a rimuovere le cause dei problemi che ci abbiamo. Noi questi problemi li vogliamo riaffrontare come comunità, non con una contrapposizione politica dell'uno che spara sull'altro perché arrivano le elezioni o quant'altro. Ci siamo stancati di questi giochi qua, perché con questi giochi a divisione politica siamo nella situazione in cui siamo, e noi cittadini non stiamo pagando le conseguenze. E voi anche, che avete sentito queste cose almeno per 2 volte negli ultimi 2 anni, ma insieme a un altro mio compagno di viaggio, che non nomino perché poi qualcuno direbbe che è strumentalizzazione, eravamo venuti anche nel 2008-2009
a presentare i primi dati, quando il presidente della commissione ambiente era il signor Marco Lucchetti di Falconara. Quindi le cose voi da noi le sapete tutte. Io ho speso 10 anni per venirvele a dire e non accetto diciamo, l'atteggiamento di chi in qualche modo accetta quello che è stato esposto. Torniamo all'AIA. Quali sono le nostre proposte? Noi vorremmo che il sindaco abbia un mandato da tutto il consiglio comunale e che vada all'AIA a rappresentare che a premessa dell'AIA ci siano i contenuti di un documento che è stato redatto il 14 giugno del 2016, quindi l'altro ieri, dal Ministero della Salute. Le basta, signor sindaco, l'autorevolezza del Ministero della Salute? Immagino di sì. Perfetto, allora se è vincolato a quello, non può ogni volta cadere dal pero e dire che aspetta qualcosa che deve arrivare, perché in quel documento che lei ha avuto a protocollo e che noi le abbiamo portato all'attenzione anche in altre occasioni, a lei come a tutte le altre istituzioni, attenzione, ripeto, il problema non è abbandoni, è un atteggiamento generale. Quel documento a premessa ricorda tutta una serie di cose presenti e conosciute. Nel 2014, a distanza di 3 anni, la Regione Marche, per averla solo pubblicata sul sito, riteneva di aver adempiuto all'informativa verso i ministeri sull'esito dell'indagine epidemiologica dell'Istituto Nazionale Tumori. Noi siamo riusciti a portare, siamo dovuti ricorrere all'interessamento di un onorevole che neanche si candidava in questo collegio, e l'abbiamo fatta apposta per evitare che qualcuno ci accusasse di strumentalizzazione. Abbiamo preso un parlamentare disponibile eletto a Fano, che poi non si è ricandidato qua neanche successivamente, per portare all'attenzione, senza che qualcuno avesse da ridire, del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, fino a quel momento, fino a pochi giorni fa, dell'esito di quell'indagine. Ma mi sembra una cosa normale per una comunità come la nostra, che la regione abbia speso 300.000 euro e nessuno si sia preoccupato di chiudere questo circolo di comunicazione istituzionale? È chiaro che il comune può dire non compete a me ma alla regione, ma voi questa cosa la sapevate? Non è accettabile, capite? Cioè è palese proprio che non volete collaborare su queste cose. Tutti quanti insieme, almeno recitate una parte, e noi cittadini sta cosa ormai l'abbiamo vista talmente bene che è per questo che siamo voluti ricorrere al prefetto, di cui io ancora non so convinto che ci porterà qualcosa di buono, dottor Morbidone, lo dico anche a lei che c'era anche lei venerdì, io non sono affatto convinto che ci porterà qualcosa di buono, perché qua non mi è piaciuta la piega, perché noi abbiamo parlato di queste cose venerdì, poi è successo tutto sto casino, non mi è piaciuta la piega della prefettura sulla gestione di sto casino. Perché? Ve lo spiego perché. Perché se ai cittadini e alle associazioni si scrive in un verbale della prefettura venerdì che quei soggetti vengono riconosciuti come interlocutori qualificati, e di questo posso solo che ringraziare la presenza del professor Fanelli, perché non siamo qualificati certo per la mia presenza, sono un cittadino che fa quello che potrebbe fare chiunque, studia le cose, ma il punto è che se venerdì viene detto questo e messo in verbale, scusatemi, con tutto il seguito anche che abbiamo dimostrato di avere, viene convocato un tavolo tecnico e nessuno si preoccupa di coinvolgere le associazioni dei cittadini? Visto da nessuna parte che noi fossimo convocati, di questo ne sono consapevole. Però capito, cioè l'incontro era stato venerdì con il viceprefetto, il capo di gabinetto, il sindaco di Falconara, che ci ha sentito parlare per 3 ore, e siamo usciti da lì tutti con un'idea, chi era contento, chi no, che ci incontreremo ancora per degli interventi di prevenzione primaria. Perché noi la denuncia più grande che vi facciamo è che a fronte di una fotografia che è stato spiegato che è lunga 20 anni sul nostro stato di salute, quando vi abbiamo chiesto venerdì dal prefetto ci dite qual è un intervento di prevenzione primaria che avete messo in campo, nessuno di voi ci ha potuto dare una risposta, perché
noi la risposta che stavamo di conoscere, ma ovviamente da cittadini potremmo non essere informati delle cose. L'unica cosa che ci è stato detto è la sorveglianza. Noi siamo stanchi che voi ci sorvegliate. Consiglio per noi, io chiedo e chiedo ai consiglieri, faccio un documento che sarà agli atti del protocollo del Consiglio Comunale, che questo documento, nella sua premessa di come fotografa il Ministero della Salute già nel 2016, cioè due anni fa, e se lo fotografa nel 2016 è perché abbiamo dovuto faticare 7.000 camicie buttate via per fargli avere tutte le cose che riguardavano questo territorio, perché nessuna delle istituzioni si era preoccupato di farlo. Adesso voi, per la premessa di che il Ministero della Salute ha descritto in due pagine, dove dice tutto quello che c'è sul Falconara, e ovviamente per ragioni del tempo non lo leggo tutto, ma ne leggo solo alcuni passaggi. Arrivando si citano i risultati dello studio epidemiologico Sentieri redatto dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2011, signor Sindaco, dove è stato evidenziato un eccesso di rischio per il tumore al polmone in entrambi i generi. Nelle donne risultano un eccesso di malattie respiratorie acute, mentre negli uomini in eccesso il tumore al colon retto. In eccesso risultano anche le malformazioni congenite. Sempre secondo lo studio Sentieri, ripeto, Istituto Superiore di Sanità, meritano di essere indagati tumori maligni pleurici e mesoreteroni e tumori amolinfopoietici riportati ripetutamente in studi epidemiologici occupazionali sugli impianti di raffinazione del petrolio. Lo studio Sentieri ha pertanto sollecitato il sistema di sorveglianza epidemiologica, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia nella regione Marche, solo nel mese di novembre 2015, è stato attivato un registro tumori. Attivato nel senso implementato e fatto partire, ma dopo tre anni ancora non produce dati, lo dico per chiarezza. E ciò ha determinato l'esclusione dell'aggiornamento 2014 dello studio Sentieri nell'area di Falconara, perché nel 2014 cosa è successo? L'Istituto Superiore di Sanità ha detto: io su tutti i siti di interesse nazionale, anche Falconara, dove c'è un registro tumori faccio un supplemento, perché il registro tumori è uno strumento che vi dà maggiori possibilità di conoscenza. Allora, cosa ha comportato il ritardo di tutti questi anni che noi denunciamo dal 2008-2009 del registro tumori? Che quando l'Istituto Superiore di Sanità doveva rimettere le mani sui dati del Falconara non ce li ha rimessi, perché noi il registro ancora non ce l'avevamo attivo e non ce l'abbiamo ancora che produce dati, è attivo ma non produce ancora dati. Capite qual è la gravità di queste cose? Uno dice: ma perché protesti? Perché te lamenti tanto? Perché poi dopo succede queste cose qui? E oggi avremo una fotografia ancora più dettagliata di come stiamo. Si è impedito con questo ritardo colpevole la Regione Marche, si è impedito di poter indagare ulteriormente, fa una foto più veritiera della nostra situazione. E questa cosa la dice il Ministero della Salute, non la dice Cenci o Calcina o Lara Pulita o il professor Mirko Fanelli. Continua il Ministero della Salute, signor Sindaco, scrivendo: come risulta dal sito web ARPA, ma a seguito di indagini epidemiologiche descrittive che hanno interessato la popolazione di Falconara Marittima e che hanno rilevato eccessi di mesotelioma nei maschi e di leucemia nelle femmine nel 2004, prima che lei fosse sindaco, ma quindi con un tempo sufficiente per lei per essere informato di queste cose, dato che io stesso nel 2014 vedi da cittadino insieme ad altri 30 probabilmente presenti qua a portarvi questi documenti nel corso di una commissione che si svolse a inizio del 2014, quindi lei ha ammesso che fino al 2014 potesse dire di non sapere che l'ASUR e l'ARPAM avevano prodotto queste cose. Dal 2014 perlomeno lo sa, perché è un atto istituzionale che dei semplici cittadini in qualche modo le hanno, diciamo così, fatto prendere atto. L'Agenzia Regionale Sanitaria, l'ARS, ha commissionato alla Fondazione Istituto Nazionale Tumori di Milano uno studio di fattibilità, che poi insomma è diventato uno studio di epidemiologia analitica, dove sono emerse tutta una serie di gravi evidenze, tra cui che
e quello era uno studio che associava le cause, cioè gli effetti, a possibile causa di fonte di esposizione. E questa fonte di esposizione, io lo dico perché era stato pensato così lo studio, non per mia volontà, era indagare se c'era un impatto per la presenza del petrolchimico. Allora, cosa dice? Dice quello studio: pensionati casalinghe non occupati, più in generale le donne e gli uomini e gli anziani, si confermavano gruppi di popolazione a importante rischio abitativo dopo almeno 10 anni di esposizione e prossimità della raffineria. Le evidenze raccolte nella fase 3, la più aggiornata dello studio, indicano in sintesi che nell'area esiste un problema di esposizione associato a eccesso di rischio di morte per leucemia e linfoma non Hodgkin. E potrei continuare, perché questo documento del Ministero è fatto bene dalla salute, e quindi il sindaco, immagino che lei non avrà nessun problema a farlo solo e a chiedere che sia premessa integrante del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dell'AIA, che poi cita sostanze e compagnia bella. Salto alle proposte, perché penso che qui sia stato chiaro abbastanza. Dicevo, l'autorizzazione integrata ambientale, vengono anche voi tecnici dell'ARPA, è anche un'opportunità. È un'opportunità perché? Perché premesso che tutti ci hanno detto che stiamo male un po' di più che altrove per determinate patologie rispetto alla media regionale, ma tuttavia le emissioni che ci sono rientrano nei parametri di legge, premesso questo, perché se non fosse così avrebbero già voluto chiudere tutto, no? Invece, siccome noi abbiamo questa condizione epidemiologica sanitaria, ma apparentemente, perlomeno da quello che certifica l'istituzione, entro i limiti di legge, allora io mi chiedo al cittadino: ok, è tutto regolare, è tutto nella legge, ma io sto male di più. O mi dici perché? Potevi iniziare a fare qualcosa per invertire questa tendenza. Mi sembra un ragionamento elementare. Allora io dico, diciamo, con Onda Verde, che l'AIA è un'opportunità perché, in conseguenza del sopracitato parere sanitario, siccome l'AIA cosa fa, l'AIA, per chi non lo sa, rivede tutta la situazione impianto per impianto dentro la raffineria, cioè non viene esaminata nel suo complesso, ma viene esaminata camino per camino, impianto per impianto, cioè ogni cosa deve avere una sua chiarezza, diciamo, no? in cosa emette, cosa fa. Allora, alcune proposte: i cabini della raffineria simboleggiati con codice E1, E2, E3, E5, 6, 7, 9, 10, 13, 14 non devono più emettere, prima era scritto 5 microgrammi di H2S, idrogeno solforato. Noi proponiamo che questo valore venga chiesto, che venga passato a 3. Cominciamo ad abbassare le fonti di emissione su questo territorio. E qui parliamo di... Perché se voi non fate questo, fra 20 anni ci avrete ancora fotografato e osservato, noi continueremo a stare così. Ciascuno dei cammini della raffineria, e chiaramente nel documento adesso per ragioni di brevità poi ve li abbiamo specificati tutti, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione non deve più emettere, prima era scritto che dovesse emettere, non doveva emettere più di 0,5 microgrammi per parte di nickel respirabile in soluzione. Ecco, noi anche in questo valore non speriamo di farla passare a 0,3 e così via. Vi abbiamo proposto 3-4 pagine di punti di emissione del petrolchimico, dove dal nostro punto di vista, anche voi che siete tecnici della regione, perché questo documento noi chiediamo al sindaco per un caso solo, ma diventa un documento istituzionale, se il resto del consiglio vorrà, e diventa abbastanza per voi. E voi vi dovete battere nella conferenza di servizio per fare queste cose qua, altrimenti noi cristiani siamo venuti a perdere tempo parlando con voi. È chiaro? È chiaro? Una domanda, potete rispondere, è chiaro?
anche una domanda. Tecnicamente è possibile, e qui arriviamo al punto. Tecnicamente tutto è possibile. Chiaramente io che sono una persona che, come lei immagino, mi piace ragionare sulle cose, non mi pancia, no? Ma con obiettività, queste scelte implicano dei costi. Allora, cosa è venuto fuori con l'esalazione che tutti abbiamo subito nell'estate di 2 anni fa in Italia, al mare? Cosa è uscito fuori da quella cosa là? È uscito fuori che c'è stato ufficialmente, dico, poi qual è la verità, ovviamente io come voi non la so, dico ufficialmente le notizie che sono circolate è che c'è stata una fuoriuscita, no? di gas, di esalazioni dalla nave, dal pontile. Poi il tempo ci dirà se è andata così, però è perché anche lì ci sono le inchieste, credo. Però adesso ragioniamo un attimo dell'ufficialità. Allora, andate a vedere tutte le carte, tutti i documenti, era previsto che la raffineria a Pontile, per quel tipo di operazioni, installasse dei sistemi di abbattimento dei gas. Allora, il punto qual è stato? Il punto è stato che per rispondere anche al consigliere Storti, il punto è stato che a una certa la proprietà dichiara sui documenti ufficiali ai ministeri, e quindi alla regione e quindi al comune di Falconara, che sì, sta cosa sarebbe da fare, però non la faccio perché mi costa troppo. Allora, quando nelle autorizzazioni integrate ambientali viene scritto diciamo, si fanno le prescrizioni, no? Come uno dice, io ti autorizzo, però poi dopo te, quando arriva la migliore tecnologia, devi dotarti dei sistemi di migliore tecnologia esistenti, no? E al cittadino ti dicono, adesso lo devi autorizzare, però mi ha detto che fra un anno o due qua ci mette le mani e migliora le cose, e quindi intanto io lo autorizzo. Bene, poi arriva, le migliori tecnologie sono arrivate e non le fai perché dici che ti costa troppo. Su queste cose qui il silenzio è stato assordante, è stato per me più forte del terremoto che c'è stato. Cioè, non avete fiatato una persona su queste cose qui, non ha detto niente nessuno di voi amministratori o tecnici. Cioè, là vi dice questa cosa qua e passa tutto in cavalleria, perché l'ha detto qua, che costa poco. Ma allora scusate, facciamo un ragionamento più serio. Applichiamo un principio con le persone da questo territorio per un raggio di 4-5 km dobbiamo mandare via. Quindi quel sistema non è stato fatto, l'Aquila ha dichiarato quel sistema di abbattimento, l'Aquila ha dichiarato, e sostanzialmente è finita lì. È finita lì. Allora adesso noi vogliamo invece che non finisca lì. Che non finisca lì. Quindi questo documento che ha dentro tante cose, anche che siamo spinti, pensiamo con cognizione di causa anche sulla gestione delle manutenzioni su determinate apparecchiature che vengono fatte a un certo tipo di temperature, che siano iniziate dentro 3 giorni anziché 5, insomma troverete tante cose. Ma noi vogliamo che su questo punto qua, voi non vogliate un centimetro. Voi dovete mollare un centimetro, perché noi stiamo più male che altrove e fino ad oggi voi non avete fatto niente per farci stare meglio. Bravo. Sì,
Ieri c'è stato un tavolo tecnico di regione nella quale la regione principalmente, visto gli ultimi accadimenti, ha richiesto al Ministero di rinviare la conferenza dei servizi di venerdì 20 aprile. Come dicevo, quando sono venuto qua ancora non ho avuto notizie, non abbiamo avuto notizie dal Ministero se questa conferenza è stata rinviata oppure no. Domani comunque si svolgerà comunque il tavolo tecnico, chiamiamolo così, il tavolo istruttore, al quale domani parteciperà chiaramente un funzionario del comune, perché nei tavoli chiaramente tecnici partecipa un funzionario. E quindi io non so se ci sarà il 20 la conferenza dei servizi. Comunque Cenci, sappi che domani mattina proporremo quello che ci ha consegnato la Rapolita e io personalmente consegnerò quel documento alla conferenza dei servizi a Roma. Ma io dico, ma anche voi,